più equipaggiamenti inseriamo e meno personale portiere. Faccio vedere. Devo dire che avendo 6 ruote non si ferma mai, non si va da nessuna parte, qualsiasi terreno. Però, come vedete, proprio una caratteristica dei mezzi militari è essere spartani. Il volante sembra quello della 500, ad esempio. E il nostro fiore all'occhiello, la Brinda Centauro, lo sa bene. Anche questo è un mezzo di ricognizione, più che altro. È attualissimo, poi vedrete, farò anche vedere il movimento della bocca da fuoco. Questo è l'otturatore, da qua va infilato il colpo. Una volta messo all'interno il colpo, queste due alette vengono chiuse. Se guarda all'interno, vede fuori. Qua è l'esplosivo per abbattere un carro, una casa. All'impatto si apre questo qua ed è esplosivo. Questo qua è ottimo per i carri, che una volta impattato su un carro, all'interno crea una bolla di fuoco. Non arriva preciso dove lei mira, però al massimo con uno scostamento di qualche metro. Anche se non è molto preciso, se non arriva sull'obiettivo dove ha mirato lei, fa molti danni. Una base grande che è il quartier generale di Unifil e poi quello lì è un punto di osservazione nostro. Siamo arrivati più o meno in questa zona. Quella base lì, 132 Alfa, è la base dove viene fatto il tripartite meeting. Da lì inizia anche tutta la Blue Line, la linea di demarcazione tra Israele e Libano, è quella che maggiormente noi pattugliamo.